2, 1, vai. 5 minuti di doccia gelata al giorno per 30 giorni. Questo è l'esperimento numero 3. Wim Hof, meglio conosciuto come The Iceman, ovvero l'uomo ghiaccio, detiene 21 Guinness World Record legati all'esposizione al freddo. Ha corso una mezza maratona nel circolo polare artico a piedi scalzi, solo con pantaloncini. Ha nuotato in completa immersione in acque glaciali per 66 metri. Ha scalato le più alte vette del mondo solo con pantaloncini e scarponi. Ha corso una maratona nel deserto della Namibia senza bere un solo sorso d'acqua. È rimasto ricoperto di ghiaccio in un container per ben 112 minuti. E tutto questo grazie alla sua capacità di controllare la respirazione, battiti del cuore, circolazione sanguigna. In altre parole, grazie al suo metodo, è in grado di controllare la sua risposta immunitaria. E se non ci credi, ascolta cosa sto per dirti. I medici hanno iniziato a studiarlo e gli è stato così iniettato un virus che normalmente avrebbe causato una forte risposta immunitaria, mal di testa e malessere generale, ma non è quello che è successo a lui. A questo punto i medici, come chiunque di noi avrebbe fatto, hanno pensato è qualcosa nel suo DNA. E quindi per fare la prova del 9 hanno iniettato lo stesso virus ad altri 12 ragazzi molto pratici del metodo Wim Hof. Ed anche loro però non hanno subito alcun effetto negativo. Il motto di Wim Hof è: quello di cui io sono capace può essere appreso da chiunque. E quindi eccomi qui con l'esperimento numero 3, metodo Wim Hof per 30 giorni. In che cosa consiste questo metodo? Beh, è costituito da due fasi. La prima è esercizio di respirazione, la seconda è doccia fredda. L'esercizio di respirazione consiste nel fare diverse iperventilazioni per poi fare una forte trattenuta di fiato alla fine e ripetere il tutto per 3 volte, quindi 3 round. La doccia in fredda invece consiste molto semplicemente nel fare la doccia fredda, che sia estate, inverno, primavera o autunno, fare la doccia fredda. I benefici del metodo sono innumerevoli e sono tutti scientificamente dimostrati. Migliora le funzioni del sistema immunitario, diminuisce l'infiammazione corporea, aumenta il metabolismo per effetto della termoregolazione, fa benissimo alla pelle e alla circolazione sanguigna, migliora la salute mentale, migliora la prestazione sportiva, regola il livello di stress, aumenta il livello di energia, focus e concentrazione, migliora la qualità del sonno, migliora il recupero post allenamento, aumenta a dismisura forza di volontà, resilienza e disciplina. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata subito quella di acquistare il corso del metodo Wim Hof e ho iniziato subito a studiarlo in modo molto approfondito, ma soprattutto a metterlo immediatamente in pratica. Voglio fare una premessa molto importante. Non ho iniziato a fare la doccia fredda con questo esperimento. Sono infatti ormai 3 anni che faccio costantemente la doccia fredda e sono anche arrivato a fare 3 minuti di immersione in un lago ghiacciato in Trentino a gennaio, diversi bagni in laghi in Trentino in pieno inverno. Ma per presentarmi nella condizione più neutra possibile a questo esperimento, i 4 mesi precedenti ho interrotto le mie docce fredde. La differenza è che in questo esperimento ho seguito in tutto e per tutto il metodo Wim Hof, quindi ho anche inserito tutta la fase di respirazione e ho seguito tutti gli step necessari per arrivare a fare una corretta e perfetta esposizione al freddo tramite la doccia fredda fino ad arrivare a 5 minuti. Ed ovviamente prima, nonostante facessi la doccia fredda con molta costanza, non necessariamente la facevo tutti i giorni. In questo esperimento l'ho fatta per 30 giorni consecutivamente. Ovviamente ho iniziato a fare, faccio tuttora la doccia fredda per tutti i benefici che porta con sé, che quindi ne conseguono, ma per quanto mi riguarda il mio personale obiettivo con la doccia fredda è quello di uscire dalla mia zona di comfort. È infatti un'ottima strategia per crescere a livello personale. Pensaci bene, fare la doccia fredda di per sé è una cosa molto semplice. Entri nella doccia, metti l'acqua fredda, apri l'acqua, stai sotto 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti, quelli che sono, chiudi l'acqua e te ne esci fuori. Non serve uno sforzo fisico come ad esempio serve per l'allenamento, non serve tempo e quindi non possiamo utilizzare nemmeno questa scusa, ma senza ombra di dubbio serve disciplina.
La definizione del vocabolario italiano di disciplina è veramente una cosa meravigliosa. Dominio dei propri istinti, impulsi, desideri, perseguito con sforzo e sacrificio, sottomissione volontaria, impegno assiduo, esercizio, pratica costante. In altre parole, fare una cosa anche quando la tua mente ti sta dicendo di non farla. Abituati ad affrontare di petto una situazione inizialmente non piacevole. Abituati a prendere in mano la situazione e a dire lo faccio, anche se la tua mente in quel momento ti sta dicendo di non farlo. La nostra mente è conservativa e non vuole in alcun modo che noi usciamo dalla nostra zona di comfort. Questo perché da un punto di vista della sopravvivenza della specie, uscire dalla nostra zona di comfort è pericoloso. Stare sul divano è più sicuro che andare fuori a correre mentre sta piovendo. Stare sul divano è più sicuro che fare la doccia fredda. Il problema è che se rimaniamo sempre dentro al nostro cerchio, il nostro cerchio della zona di comfort, questo man mano diventa sempre più piccolo, tanto più piccolo che a un certo punto diventiamo dei lombrichi e io non so te, ma non voglio diventare un lombrico. Vuoi quindi allargare questo cerchio? Fai cose scomode. Fare la doccia fredda è una situazione scomoda, ma per il mio modesto parere, se fai la doccia fredda, se ti abitui a fare la doccia fredda ed impari a farla con costanza, sarai in grado di fare ogni cosa. Si tratta solo di essere il più disciplinato possibile, non si tratta di talento. All'inizio è normale sia complicato fare la doccia fredda, il freddo non piace a nessuno. Non devi sentirti strano se all'inizio si fa fatica, ma il mio motto è sempre questo: se faccio molta fatica a fare una cosa, significa che di quella cosa ho davvero molto bisogno. Poi inizi e succede che, come ogni cosa, giorno dopo giorno diventerà sempre più semplice. A me piace dire che fare la doccia fredda non deve necessariamente piacere, non deve necessariamente essere divertente. Lo stesso Wim Hof dice che ogni volta è come un pugno nello stomaco. Ma ti renderai ben presto conto che fare la doccia fredda è una cosa meravigliosa. Ovviamente poi dopo nel tempo ci si abitua non solo a livello mentale, quindi di approccio all'esposizione al freddo, ma anche dal punto di vista fisico. All'inizio si va in iperventilazione, si inizia a respirare molto forte, si inizia a tremare come una foglia, fino al momento in cui fare la doccia fredda diventerà una prassi e ti dimenticherai addirittura di essere sotto l'acqua fredda. L'ultimo giorno dell'esperimento, come ogni mio esperimento e quindi il giorno 30, volevo fare 5 minuti di doccia fredda in diretta e così è stato. Peccato che qualcosa è andato storto, ovvero nel parlare mi sono dimenticato del tempo che scorreva e sono arrivato a fare quasi 9 minuti di doccia fredda senza tremare, senza fare una piega. Siamo in diretta su Instagram, ragazzi, quindi salutate ragazzi perché sarete nel video finale, ovviamente. Allora, io ragazzi continuo, siamo arrivati a 7 minuti ma continuo. Io questo esperimento l'ho fatto per tutto febbraio, quindi dall'1 febbraio all'1 marzo e possiamo tranquillamente dire, soprattutto per uno che si sta approcciando adesso alla doccia fredda, che in inverno è più complicato. Non è una questione di estate, inverno, primavera, autunno, si tratta di fare o non fare la doccia fredda. È una questione mentale, o la fai o non la fai. Ora voglio darti dei consigli su come approcciarti alla doccia fredda. Ok, ora facciamo quella che secondo me è la cosa più sbagliata da fare: passare dall'acqua calda all'acqua fredda. Non perché non si possa fare, ma perché l'impatto è devastante. Pronti? Vai! Si sente tutto? Ora invece facciamo una cosa molto intelligente, andiamo a creare una ricompensa, quindi passiamo dall'acqua fredda, quindi prima facciamo la nostra doccia fredda e poi facciamo la nostra doccia normale, quindi la nostra doccia calda. Pian pianino arriverà, oh che goduria, questa sì che è una bella cosa. E poi abbiamo la cosa invece che preferisco: entriamo, facciamo la doccia fredda e finiamo con la doccia fredda. Per quanto mi riguarda, pelle a pelle, è veramente un grandissimo tocca sana. Giorno dopo giorno ho fatto la doccia fredda, facendo affidamento sulla mia disciplina e la mia determinazione di portare a termine questo esperimento. Come insegno sempre, per essere costante ho utilizzato ancora una volta il processo di accountability, ovvero dover render conto a qualcuno. E quindi sin dal primo giorno ho detto a tutti quanti, e quindi ho detto sui social, che avrei dovuto dimostrare nelle storie su Instagram e su Facebook di farlo veramente. E così è stato.
Inoltre ogni giorno ho registrato il video dei miei 5 minuti di doccia fredda ed ho caricato ogni video in una playlist non in elenco qui su YouTube. Ti lascio il link in descrizione per verificare tu stesso. Giorno dopo giorno capisci sempre di più che è solo una questione di superare il primo step, aprire l'acqua fredda. Lo shock iniziale, ovvero l'impatto dell'acqua fredda con il tuo corpo, è quello a cui ci si deve abituare. Stare invece sotto l'acqua fredda è il meno. Dopo quel primo istante, infatti, è tutto in discesa. Quello che dobbiamo superare è solo lo scoglio, il primissimo scoglio, quel piccolissimo istante. Come si fa quindi a superare il primo scoglio, il momento in cui dobbiamo aprire l'acqua fredda, in cui dobbiamo decidere di iniziare? Il mio segreto, la mia tecnica personale, è quella di non pensare. Non devo pensare. Se penso, la mia mente inizia a razionalizzare, inizia a farmi capire che magari è molto più sicuro e comodo stare sul divano, è molto più sicuro e comodo stare sotto l'acqua calda. E quindi ho sempre utilizzato la tecnica dei 3 secondi. In che cosa consiste? È molto semplice. Vuoi fare una cosa? Falla entro 3 secondi. Non dar modo alla tua mente di razionalizzare, di pensare. E quindi 3, 2, 1, vai, ogni giorno. 3, 2, 1, vai. Concludendo, voglio dare un mio modestissimo parere su questo metodo per quella che è stata la mia esperienza in questo esperimento e negli anni. Per quanto riguarda la fase di respirazione, non lo farò mai più. Non mi piace fare questo esercizio di respirazione perché per un quarto d'ora bisogna iperventilare. Questo causa, secondo me, anche dello stress. Soprattutto se lo facciamo alla sera, non è assolutamente consigliato. In ogni caso, non mi piace fare questa respirazione. E fare una cosa che non ti piace per un quarto d'ora, credetemi che non finisce più. Preferisco di gran lunga il metodo di respirazione Oxygen Advantage Program di Patrick McKeown, della quale sono trainer, ne parlerò magari in un altro video. Per quanto riguarda invece la doccia fredda, non è necessario continuare a fare, come ho fatto in questi 30 giorni, 5 minuti di doccia fredda ogni giorno. Bastano anche 2 o 3 minuti, è già fantastico. Anche iniziare con 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi per una persona che ha gli inizi è sicuramente una cosa meravigliosa e assolutamente lo consiglio a tutti quanti e assolutamente non smetterò mai di farlo. La doccia fredda è veramente una cosa incredibile, soprattutto quando fatta al mattino, perché ti fa partire la giornata alla grande. Mi dispiace ragazzi, ma siamo arrivati ormai alla fine di questo video. Grazie per averlo guardato tutto. Oggi non è il 30° giorno, ma la doccia fredda non smetterò mai di farla perché è una cosa fantastica. Se ti è piaciuto il video, lascia per favore un mi piace, un commento, una domanda. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale perché ne vedremo delle belle. Farò tantissime, sto facendo tantissime esperienze di questo tipo e non vedo l'ora di condividere tutto quanto con voi. Ed ovviamente iscriviti anche al mio profilo Instagram Christian Di Sisto, perché tutti i giorni nelle storie, nei post, metto dietro le quinte di tutti questi esperimenti. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ma che bella che è la doccia fredda!